Laggiù invece fanno esecuzioni capitali? Sì, ne ho vista una in Francia, a Lione. Mi ci aveva portato Schneider. Impiccano? No, in Francia tagliano sempre la testa. E che fanno? Gridano? Ma che? È questione di un attimo. Mettono la persona sdraiata e cade giù, un coltello largo così, da una macchina che si chiama ghigliottina, pesantemente, con forza. La testa salta via, in un batter d'occhio. I preparativi sono penosi. Ecco, quando leggono la sentenza, quando preparano e legano il condannato e lo fanno salire sul patibolo, ecco, quella è una cosa orribile. Il popolo accorre, persino le donne, anche se là non hanno piacere che le donne assistano, non è affar loro. Certo, è una tale tortura. Il delinquente era una persona intelligente, coraggiosa, forte, d'età matura, si chiamava Legros. Ebbene, vi dico che, lo crediate o no, che mentre saliva al pativolo piangeva, bianco come un foglio di carta. È mai possibile, dico io, non è un orrore? Via, piangere di spavento? Io non credo che per lo spavento ci si potesse mettere a piangere. Non dico un bambino, ma un uomo che non ha mai pianto, un uomo di 45 anni. Che cosa succede all'anima in quei momenti? Fino a quali tormenti può essere spinta? È un oltraggio all'anima, nient'altro che questo. È detto non uccidere. E allora, perché uno ha ucciso, bisogna uccidere anche lui? Non è lecito. Ecco, è passato già un mese da che l'ho veduto e l'ho ancora davanti agli occhi. L'ho sognato 5 volte. Il principe, parlando, si era persino animato. Un leggero rossore si era diffuso sul suo viso pallido, sebbene parlasse pacatamente come prima. Il cameriere lo seguiva con tale interesse e coinvolgimento che pareva non volesse più distogliere lo sguardo da lui. Forse era anch'egli un uomo dotato di immaginazione e si sforzava di pensare. Meno male che soffrono poco, osservò, quando la testa vola via. Sapete che vi dico? Riprese il principe con ardore. Ecco, voi l'avete notato, esattamente come l'hanno notato tutti. È la macchina, la ghigliottina. È pensata proprio per questo. Ma a me allora venne in mente un altro pensiero. E se fosse anche peggio, a voi la cosa può sembrare ridicola, bizzarra, ma con un po' di immaginazione può venire in testa anche questo. Pensate un po', per esempio, alla tortura. Ci sono sofferenze e ferite. C'è il tormento fisico e quello, e tutto ciò dovrebbe distrarre dalle sofferenze dell'anima, perché si soffre soltanto per le ferite fino a che non si muore. Ma il dolore essenziale, quello più forte, forse, non è quello delle ferite, è il sapere con certezza che fra un'ora, poi fra 10 minuti, poi fra mezzo minuto, poi adesso, ecco, proprio ora, l'anima vola via dal corpo. E tu, come persona, non esisterai più, e questo ormai con certezza. La cosa più importante, ecco, è questa certezza. Ecco, come mettersi la testa sotto la lama e la senti scivolare sopra la testa. Ecco, questo quarto di secondo è il più terribile. E sapete che questa non è una mia fantasia, ma che l'hanno detto in molti. Io ci credo a tal punto che vi dirò schiettamente la mia opinione.
Uccidere per un'uccisione è una punizione incomparabilmente più grande dello stesso delitto. L'omicidio su sentenza è incomparabilmente più orribile dell'omicidio del delinquente. Chi viene ucciso dai briganti viene sgozzato di notte, in un bosco, da qualche altra parte. E fino all'ultimo momento spera di salvarsi. Ci sono esempi di persone che avevano già la gola tagliata e speravano ancora, o correvano, o pregavano. Qui invece quest'ultima speranza, con la quale morire 10 volte più leggero, la tolgono con certezza. Qui esiste una sentenza. E nel fatto che con certezza non sfuggerai sta tutto l'orribile tormento. È un tormento più forte al mondo non esiste. Voi potete mettere un soldato davanti a un cannone in combattimento e sparargli addosso, e lui continuerà a sparare. Ma leggete a questo soldato una sentenza che lo condanna con certezza. E lui impazzirà o si metterà a piangere. Chi ha detto che la natura umana è capace di sopportare questo senza impazzire? Perché un simile oltraggio, mostruoso, non necessario, inutile? Forse esiste anche una persona a cui hanno letto la sentenza, è stato dato il tempo di tormentarsi. E poi le hanno detto: vattene, sei graziato. Ecco, forse quell'uomo potrebbe raccontarlo. Anche Cristo ha parlato di questo tormento, di questo orrore. No, non si può agire così con un uomo.